essendo un centro storico, c'era, diciamo, Schiamazzi, poi c'era, diciamo, era diventato un bagno a cielo pubblico, e per non parlare di altro, insomma, da quando sono stati messi i cancelli, dovrebbero essere più o meno 2 settimane, onestamente la situazione è radicalmente cambiata. Cancelli contro lo spaccio, contro il bivacco, ma anche contro il degrado e la sporcizia. Da tempo i residenti del condominio ex Margaritone, pieno centro Aretino, ne richiedevano l'installazione, che adesso, dopo l'ok del comune, finalmente è arrivata. Fino alle 3, alle 4 di notte io sono al secondo piano, non si poteva dormire. Perché? Perché? Perché stavano là sotto, facevano altro che fare baccano, si ubriacavano, bevevano. L'installazione è arrivata pochi mesi dalla chiusura, sempre con cancelli, delle gallerie dell'ex Palazzo Standa in zona Campo di Marte, un'altra area che da tempo era diventata teatro di numerosi episodi di microcriminalità. Sono stati ritrovati e sono documentati, insomma, il ritrovo di siringhe e soprattutto, ripeto, nelle ore notturne, al riparo da occhi indiscreti e in centro, sono stati notati e segnalati episodi di spaccio, insomma. Le spese per l'installazione sono a carico di privati, che hanno anche nominato un istituto di vigilanza incaricato della chiusura e dell'apertura dei cancelli dalle 24 alle 6 del mattino. Oggi zona B della città, il degrado è da tutte le parti, quindi per fortuna abbiamo fatto questa cosa, che noi abbiamo avuto dei grandi, insomma, cioè, profitti di questa cosa. Siamo tutti contentissimi, era l'ora.